No, ma è vero, vabbè. E quindi io a Roberto sono legato a tantissime cose, insomma. Ecco, qua, racconta un po' di tornando di a noi, io questo premio qui sono sincero, non me l'aspettavo, e quindi devo ringraziare Antonio, il presidente, grazie mille presidente. Cioè, vi devo ringraziare tutti perché non me l'aspettavo. Io ho vinto dei premi, ma li ho sempre vinti combattendo, nel senso li ho sempre vinti partecipando a dei concorsi internazionali. Pensate che questo è il forse mi ha dato uno a Firenze. Beh, è la seconda volta che ricevo un premio alla carriera, cioè che ricevo un premio senza... Spontaneo. Così. Ecco, bravo, bravo. Ed è una cosa... Non ci sono abituato, è una cosa bellissima. Avevo paura di deludere, sono sincero, anche se loro mi seguivano da tempo, è ovvio. Prima volevamo mettere fuori una mostra, poi ci abbiamo ripensato, Poi ci hanno ripensato gli altri, non vorrei già ripensato io, ci hanno ripensato gli altri, forse è meglio di no. Perché qua non siamo a Sesto, ma non siamo Coney Island. No. Abbiamo la mentalità. No, mi è successo anche a Ro, lui non lo sa, ma la stessa cosa. A Roma. Insomma, lui voleva un'altra mostra, non questa, ma dovevano metterla vietato ai minori di 16 anni. Sì, non solo. Vietato. E quindi io ho detto, io questo lavoro allora è piaciuto tantissimo, e quindi dovrà essere un altro lavoro. Però lo stesso lavoro, manco a Roma, non a un certo punto entusiasti, poi ha sorto il problema che doveva essere vietato ai minori di 16 anni. Però in Vaticano, secondo me la fanno. Sono più coraggiosi là. Sì, sicuramente. Sì, è un lavoro tra l'altro che ha vinto dei premi ed è stato selezionato in un concorso che si chiama Portrait of Humanity. Il mio inglese fa schifo, quindi perdonatemi. Dal British Journal e dalla Magnum, che hanno indetto un concorso, ed è stato selezionato nei 100 lavori che sono usciti. Una foto sola, è vero, però con la descrizione di tutto il lavoro, è stato nei 100 lavori che sono entrati in questo libro che è in distribuzione mondiale, che si chiama Portrait of Humanity della Magnum del British. Purtroppo è un lavoro un po' particolare, c'è un po' di nudo, un po' di legature, un po' di schiave, ma schiave consapevoli, cioè, e non è facile esporre, insomma. Tutt'altro che facile, prima dicono entusiasti e poi subentrono sempre dei problemi. Succede anche ad Arati, se allora. Però ho fatto un libro che si chiama Intrecci, tra l'altro. Per quanto riguarda la mostra che c'è qua, sono foto scattate su due linee di confine, tra Giordania e Siria e tra Grecia e Macedonia, due luoghi di crisi dove... Io voglio che tu parli di una foto, però, che è questa qua. Guarda. Perché ha un catalogo al centro. I cataloghi possono prendere. Certo. Se no ci sentiamo la stupa. Ah, questa qua. Allora, questa foto che vedrete poi, che è un'esplosione di gioia da parte di... Perché ricorda altre foto. Di più bambini. È una foto molto particolare perché... E guardate, è legatissima la foto che c'è dopo questa in alto. Questa. Allora, pagina. Allora, se andate la a pagina è 6, la foto è 6 e quella successiva è la 7. Che sono proprio legate. Prendo. Gli occhiali. Gli occhiali. Che strano. Allora, parto dalla foto 7. No, vi racconto questa storia qua. Io ero lì a fotografare dei camp non convenzionali. Lì ai confini tra Giordania e Siria c'è il famosissimo Zaatari Camp, che ha 70-80 mila rifugiati, dove vanno tantissimo i fotoreporter. Lì avrei fatto delle foto anche molto più belle forse, ma a me quello non interessava. A me interessavano quelli sparsi, abbandonati da Dio. E ho saputo di questa cosa qua e sono andato a raccontare questi accampamenti sparsi un po' ovunque ai confini tra Giordania e Siria.
E tra l'altro ci sono anche delle foto dove abbiamo sconfinato con la mia interprete, siamo anche entrato per 7 km dentro il territorio siriano senza saperlo, ci hanno detto che ci è andato pure da culo. Ma lì non è che hai segnato. Questo sempre, se fai questo lavoro. E allora lì in quei camp lì era successo che un palestinese pacifista, che tra l'altro ha una storia alle spalle pazzesca, perché lui è uno di quelli sulle navi Marmara, quando tanti anni fa avevano portato ai bambini degli aiuti a Gaza e gli israeliani li avevano attaccati, sono stati 4 morti e una 15 di arrestati. Lui era su quella nave lì, era uno, stato uno degli arrestati. E quando l'ho conosciuto io lì, qua ai confini tra Giordania e Siria, dovevo andare a testimoniare in Turchia, dove aveva subito il processo, perché alla fine la comunità internazionale aveva stabilito che loro erano in acque extraterritoriali, quindi dovevano risarcire tutti questi feriti, morti. E io l'ho conosciuto lì, gli ho detto: ma cos'è, cosa fai qua? E lui mi guarda e fa: beh, ho conosciuto questa realtà qua, faccio clown per i bambini. Fai clown per i bambini? Sì, perché una volta, 2 mesi fa, l'ho fatto per scherzo, ho preso una maschera in mezzo a 20 tende e questi bambini qui sono impazziti, cioè hanno dimenticato la guerra. Il 40% di questi bambini qui non ha più né mamma né papà, tanto per dire. Sono impazziti, Graziano. Allora adesso una volta, non so, un giorno no, vado da qualche tenda, mi vesto da Superman, ho preso e mi vesto di qui, mi vesto di là e diventano matti. Allora io lì c'era un onlus che aveva deciso di... Lui era diventato un mezzo mito in quella regione lì. E c'erano tanti bambini che non volevano conoscere questo clown. E allora tramite delle 2 onlus, una giordana e una italiana presente lì, avevano organizzato di andare con dei pullman, dei pulmini, a prendere tanti di questi bambini nei vari camp così e portarli alla scuola di Mafraq, che è lì vicino al confine, e farli incontrare tutti i bambini che non lo conoscevano per 2 ore. Allora, la foto 7, io ero stato là, poi sono andato alla scuola di Mafraq ad aspettare che arrivavano tutti i bambini. La foto 7, vedete, sono 2 bambini, una bambina ha sulle scarpe 39 della maestra, no? Stanno spalando l'acqua e mentre aspettavamo clown è scoppiata l'ira di Dio, un nubifragio ha legato tutta la scuola, l'aula dove il clown doveva venire, no? E a me quello che ha colpito è che i bambini, senza dire niente, dal lato di qua c'erano le 3 maestre che buttavano via, ma le maestre non hanno detto niente ai bambini. E i bambini hanno preso lo spazzolone, si sono messi sulle scarpe di una maestra, si sono messi lì. Cioè bambini di 6 anni, di 5 anni, cioè ma quando mai? Cioè voglio dire, no? E non era un gioco, lo facevano perché altrimenti non potevano vedere il clown. Poi abbiamo pulito la scuola, eccetera, eccetera. E questa foto, che poi la vedrete in grande, che è la foto numero 6, questo è stato l'attimo che il clown è uscito dalla porta della loro classe e quando l'hanno visto. È proprio il secondo che i bambini hanno visto il clown. E penso che dica tutto, no, la loro gioia, no? Tenete presente che sono in una situazione terribile, la maggior parte di questi, perché qui guardate, questa foto mi ha scatenato anche qualche polemica. Mi è capitato che qualche furbacchione mi ha detto: ma Graziano, quella foto lì non rappresenta la guerra. E vabbè, ma cazzo, cioè, non è un processo di morti ammazzati, no? Cioè io sono un fotoreporter, se trovo una storia bella nel disastro totale, ma perché non lo devo raccontare, voglio dire, non so se rendo l'idea, no? Cioè per questi bambini qui per 2 ore hanno dimenticato la guerra, per me è stata una grandissima cosa.